Mauro Febbra, assessore all'agricoltura. Oggi è un passaggio importante per il riconoscimento dell'IGP e diciamo quasi decisivo. Un passaggio tortuoso, iniziato tanti anni fa, 13 anni fa, sembrava che c'era stata una svolta nel 2008, si è ribloccato. Io credo che oggi siamo sulla buona strada, la carota rappresenta un prodotto di altissima qualità per l'economia abruzzese, almeno per l'economia agricola, ma rappresentando il 25% del prodotto interno lordo, credo che merita questa attenzione, così come stiamo dimostrando. Credo che mi auguro che questo sia un passaggio definitivo per poter iscrivere anche la carota del Fucino nell'albo, diciamo, dei prodotti IGP. Si è deciso praticamente di sentire le istanze della maggiore associazione che rappresenta i produttori, però una volta passato questo scoglio lei ritiene che a livello ministeriale ci siano altri intoppi? Ma io ritengo di no, abbiamo già avuto altre esperienze e di solito il passaggio è abbastanza tranquillo perché la pratica viene approvata così da noi e poi viene mandata a Bruxelles, ma il lavoro è già stato fatto prima, questo è solo un passaggio formale per capire se nuovamente, pubblicamente c'è condivisione sul decreto, perché poi questo alla fine è il decreto che verrà pubblicato. Mi sembra che c'è questa condivisione, per cui andiamo avanti per la nostra strada e siamo certi che Bruxelles ci darà l'autorizzazione. Grazie, assessore.